Voglio parlarvi di un pericolo che è subdolo in questo momento. È un pericolo perché? Perché devia il pensiero e devia le energie. Infine, devia la rabbia e la voglia di giustizia. Barone Vassallo, siamo al 19 aprile 2024. Buonasera a tutti. Qual è questo pericolo subdolo di cui io parlo? Ve lo dico subito, è un pericolo che chi ha un certo pensiero ha dentro casa. Voi avete mai visto questi sfegatati Novax? Ci sono gruppi di Novax sfegatati che hanno migliaia e migliaia di follower. Ci sono persone che passano le giornate intere a rispondere a queste persone cui vogliono insegnare a non fidarsi della scienza con l'H, a non fare quello che la medicina vorrebbe imporre. E li vedi che parlano, discutono, dicono. Poi però parlano di padri, di zii, di amici di famiglia, di persone loro vicine, di conoscenti, i quali hanno preso il sacro raffreddore e sono morti tra indicibili dolori e neanche Padre Pio, personaggi così importanti nel fare miracoli, sono riusciti a salvarli. Loro praticamente ti dicono: voi non dovete ascoltare, voi mi raccomando, non fate quello che vi dicono, non fate, però sappiate che ad esempio di quel sacro raffreddore con cui hanno obbligato tutti a quel passo, quella pozione magica, si moriva in una maniera incredibile, si moriva in modo tremendo, in modo incontrovertibile. Quella malattia era qualcosa di veramente che metteva paura, che uccideva anche le persone più forti. Io ho perso mio papà, io ho perso mio zio, io ho perso mio nonno, io ho perso mio fratello, io ho perso la mia ragazza, io ho perso mamma, io ho perso zia, io ho perso nonna e Belà, bisnonna e Belarda. Poi gli fai notare che, detto stesso da coloro che dicevano che era un mostro a tre teste, si parlava di una mortalità inferiore a quella che si ha ogni anno per anestesie da interventi.
Perché sapete che si muore anche di anestesia, sì. Sapete che si muore anche perché capita, e capita molto più di quanto voi pensiate, potete andarlo a vedere su internet. Si muore anche di cadute di cornicioni, cadute di serrande, cadute di infissi. Si muore per cadute sulla strada, mentre stai camminando bello e buono, inciampi e muori. Si muore di morsi di cane, si muore delle cose più inimmaginabili. Bene, queste cose così inimmaginabili sono superiori a quelle del sacro raffreddore. Potete andarlo a vedere. Allora io, quando faccio notare a questi, chiamiamoli così, super novax, super persone contrarie alla scienza con l'H, quando gli faccio notare che loro debbono mettere anche dei dati che non devono soltanto dire che a loro non sta bene qualcosa, devono dire la realtà com'è. Devono dire che quel raffreddore sacro aveva il 2% all'inizio di mortalità e che alla fine era lo 0,04. Devono dirlo. Devono ammettere quello che è la verità detta dalle fonti ufficiali dello Stato italiano. E quando tu gli fai notare questo, silenzio, silenzio, non ti rispondono, non ti dicono: no, guarda, stai dicendo una corbelleria, ti metto lo screen del risultato detto ufficialmente dal ministero, dall'istituto, no, non ti rispondono. Ve lo spiego io perché non ti rispondono. Perché sono fatti apposta. Ricordate quando la mamma, quando eri piccolo, ti diceva: ah, vuoi andare lì in bicicletta? Vuoi andare? Se caschi te le do anche sopra. Ecco, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Loro ti dicono: non farlo, non farlo, però sappi che la mortalità era altissima. Mentendo. Come si fa a non filtrare? Ma a me dà fastidio perché vedo tante persone che li seguono, ma non filtrano. Non filtrano a chi danno fiducia. La fiducia va data a chi realmente dice le cose come stanno. E attualmente chi dice le cose come stanno siamo solo noi di Motore Italia. Noi di Motore Italia lo diciamo dall'inizio. Guardate che è una presa in giro, guardate che i dati ufficiali detti da quelli lì sono questi altri, non sono quelli. I dati reali sono questi altri. E invece no. Invece la maggior parte delle persone crede a questi individui. E quindi noi abbiamo due fazioni contro: chi è contro e anche chi è dentro. E proprio per questo serve il doppio dell'attenzione e il doppio della concentrazione. Perché se noi diciamo che il fatto era esistente, giustifichiamo anche quello che continuano, che hanno fatto e che continuano a fare. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.